Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game, qui in questo video unboxing, un unboxing speciale, la stavo aspettando tantissimo, l'ordine l'ho fatto ieri e mi è arrivato oggi questo pacco, infatti non mi sembrava vero, in un giorno, grande Amazon, sono davvero contento, impeccabile come sempre Amazon, ogni volta mi stupisce, sono davvero contentissimo perché in questo pacco c'è davvero tanta roba interessante, almeno per me è qualcosa di veramente interessante che desideravo tantissimo avere, soprattutto per un collezionista come me, un appassionato come me di questo tipo, di questo genere di cose che adesso andremo a vedere insieme. Quindi apriamo subito il pacco, ci armiamo di forbici dalla punta arrotondata, tra l'altro, proviamo ad aprire sto pacco. Ok, ci siamo ragazzi, sì. Attenzione. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Ragazzi, mi sono comprato, ho acquistato su Amazon tutti i fumetti di Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, sono appassionatissimo di Dragon Ball e infatti ho seguito tutto l'anime di Dragon Ball Super, che mi è piaciuto, per quanto ci sono state un sacco di polemiche, un sacco di critiche riguardo Dragon Ball Super, a me non mi è dispiaciuto per niente, anzi mi è piaciuto parecchio, devo dire la verità. Però adesso sono diversi anni che l'anime è fermo e quindi, siccome nel fumetto stanno effettivamente andando avanti, ho detto devo assolutamente comprarmi tutto il manga, almeno fino al volume, all'ultimo volume che è uscito qualche mese fa. I volumi infatti sono 13 per il momento, guardateli, adesso questo è il volume 8, sono veramente fighissimi. Sempre in bianco e nero, i disegni sono spettacolari, sono perfetti e non c'è paragone con l'anime, perché l'anime molto spesso, anzi più delle volte, i disegni sono fatti proprio con i piedi, sono fatti proprio alla cazzo di cane, ma questi disegni qui ragazzi, i disegni dei fumetti sono fantastici. Guardateli, non so se si vedono ragazzi, non so se si vede bene, però sono veramente fatti bene, sono bellissimi. Come appunto ho già detto, sono 13 volumi, questo è il primo, e non vedo l'ora di leggermi e di continuare anche la serie, perché come ho già detto sono più avanti rispetto all'anime, che per il momento è ferma. Bene, tra le altre cose ho acquistato anche questo hard disk, è un Element con 2 anni di garanzia, USB 3.0, mi serviva assolutamente ragazzi, aspettate un attimo che tolgo la scatola. Ok, dicevo, ho preso questo hard disk da 4 tera, poi magari vi lascio il link sotto il video se vi interessa acquistarlo, l'ho pagato veramente poco per 4 tera, perché a me mi servono tantissimo, mi servono hard disk come se non ci fossero domani, perché ho sempre un sacco di roba da archiviare, conservare. Adesso lo apriamo insieme. Beh, molto piccolo, veramente piccolissimo rispetto agli altri hard disk. Allora, il mio primo hard disk, uno dei miei primi hard disk che ho ancora, è un mattone, un Majestic, è così enorme e ho il mondo lì dentro, ce l'ho da un casino di tempo, forse una decina d'anni,
Ed è uno degli hard disk migliori che abbia mai preso. Poi sono passato a Samsung, a Maxtor, a questi hard disk più piccoli. E adesso ho voluto provare questo qui, ragazzi, molto molto piccolo, molto più piccino rispetto agli altri. Stiamo facendo sempre più piccoli, non so perché, ma vabbè. Qui ci sono le istruzioni, il libretto delle istruzioni, il classico librettino delle istruzioni, e qui c'è il cavetto. Piuttosto cortino, eh. Molto molto corto il cavetto. Ma vabbè, ce lo facciamo bastare, ce lo facciamo bastare. Tornando all'hard disk, come già detto, è veramente piccolo, compatto, è molto robusto, molto solido, anche se è abbastanza piccolino. Sono convinto di aver fatto un buon affare perché ne ho sentito parlare molto bene, ero indeciso su quale prendere, ho deciso di prendermi questo qui. Poi lo testerò più avanti per vedere un po' come se è veloce copiando i file, eccetera. E tra le altre cose mi è arrivato anche un'altra serie di fumetti che sto facendo alla collezione, ovvero The Walking Dead, che è una serie che io amo alla follia. Infatti sto tuttora seguendo la serie televisiva, anche se purtroppo la serie televisiva un po' è andata a fanculizzarsi, se vogliamo dire la verità. Io la sto seguendo comunque sia ancora, la sto ancora apprezzando abbastanza, sì. E i fumetti, ragazzi, io ho iniziato a collezionarli già da un bel po' di tempo e ho deciso di acquistarne, di continuare la collezione acquistandone un altro paio, perché con calma, ragazzi, li acquisterò tutti. Infatti volevo anche iniziare a comprarmi i fumetti di One Piece e anche Dragon Ball Z a colori. Io avevo la collezione di Dragon Ball Z, quella vecchissima, però volevo comprare questa nuova edizione che è a colori. Infatti ben presto inizierò ad acquistare anche questa serie di fumetti a colori di Dragon Ball Z. Allora, tornando a The Walking Dead, sono due, il volume 7, che è questo, la calma che precede, dove c'è Lori che aspetta la piccola spaccaculi. Insomma, è la saga del governatore, in poche parole. Qui c'è il governatore, infatti. Si distingue molto dalla serie televisiva, dal personaggio della serie televisiva, è un po' diverso, però vabbè, probabilmente tutti voi lo saprete, chi è appassionato di The Walking Dead, eccetera, lo sa bene. A parte questo, volevo farvi vedere gli altri fumetti di The Walking Dead che avevo preso in precedenza, che sono questi. Per esempio, questo è il primo volume che, come potete vedere, ce li ho conservati all'interno di queste buste trasparenti. Sono buste apposite per questi fumetti, in maniera tale da conservarli bene, in modo che non si rovinino, e qui rimangono bene conservati, non prendono polvere, non prendono pieghe, non si rovinano i fogli. Sono davvero delle ottime buste che, se per caso, ragazzi, anche voi come me fate queste collezioni, vi consiglio vivamente di acquistare. Infatti io ho, ragazzi, un pacco enorme di queste buste. Sono veramente sottili, però perfette, fanno il loro dovere. Perché tanto voi mettete il fumetto qui dentro e poi ve lo mettete nello scaffale, nella libreria, dove volete, da lì non scappa, da lì non scappa, e il fumetto rimane protetto. Devo prendermi, ragazzi, anche le bustine simili a queste, proprio per i fumetti anche di Dragon Ball, perché ci sono le bustine di questa grandezza. Le devo ordinare, mi sono dimenticato, poi andrò a ordinarmele anche quelle. Perché anche questi fumetti qui vanno conservati bene, perché sono preziosi, non devono prendere uno strato di polvere. E tra le altre cose, volevo mostrarvi anche la mia collezione, sempre parlando di The Walking Dead, della serie televisiva, appunto dei cofanetti che ho qui. Come potete vedere, sto prendendo tutti i cofanetti. Questo è la stagione 7 in Blu-ray.
ma ho anche tutte le altre, dal primo al 7 ce li ho. Questa è la stagione 1, questa è la stagione 2 che è un mattone, ragazzi, è enorme. Guardate. È bello, mi piace ragazzi, mi piace acquistare queste cose se uno è appassionato. Sinceramente sono contento di spendermi questi soldi comprandomi queste cose perché mi rimangono poi un appassionato ci tiene tanto. Poi c'è la stagione 5 che ha una copertina, tutte quante hanno la custodia incartonato. Questa qui invece rispetto le altre, la stagione 5 ce l'ha più lucida. Anche la stagione 4 ce l'ha in realtà abbastanza lucida. E niente. Questo è quanto. Vabbè, ho questo anche che l'avevo preso in edicola. Che è un disco. Con la gazzetta dello sport l'avevo preso con questo, ragazzi. Ma vabbè. Ok, basta. Questo era l'unboxing, vi ho fatto vedere qualcosina in più, tanto per farvi capire un po' la mia collezione. Ho tanto altro, in effetti. Qui alle mie spalle ho anche dei fumetti, ho la serie completa di X-Mickey, che adesso ve la faccio vedere. Eccola qui, ragazzi, la serie completa di X-Mickey. Chi di voi conosce X-Mickey? È fantastico, è un fumetto piuttosto vecchio, io lo colleziono, ce l'ho già da parecchi anni, molti anni, infatti alcuni di questi sono anche rovinati purtroppo. Con il passare del tempo io li ho lasciati nello scaffale, hanno preso polvere, umidità, eccetera, si sono rovinati, infatti volevo rimediare e cercare di salvarli come posso, mettendoli appunto dentro queste buste che vi ho fatto vedere poco fa. Ce li ho tutti quanti, sono spettacolari questi fumetti, mi raccomando, se non conoscete X-Mickey recuperatelo perché è bellissimo. Addirittura stavano facendo anche una ristampa, avevano fatto una ristampa. Vedete, guardate, questo era il primo che mi ero preso ed è rovinato come se non ci fosse un domani e mi viene da piangere. Vederlo in queste condizioni mi viene veramente da piangere. Però mi ero preso anche la ristampa, che è molto messa meglio. La ristampa è veramente messa bene. Quindi, se non conoscete, se non avete mai letto X-Mickey, mi raccomando, ragazzi, recuperatelo perché è fantastico. Va bene, questo è quanto. Poi vi farò. Ci saranno altri video di questo genere. E più in futuro farò molti altri video di questo genere dove vi mostrerò che ne so, altri acquisti di videogiochi o di strumentazione per il computer come microfoni, cuffie e altro, oppure fumetti, serie TV, cofanetti e quant'altro, quello che andrò ad acquistare o che ho già acquistato ve lo andrò a mostrare nei prossimi video con calma, sempre se vi fa piacere, ragazzi, mi raccomando, lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale. Sono molto soddisfatto, adesso andrò a sistemarmi tutto con molta calma e andrò a testare questo hard disk che poi magari in un successivo video potrei fare anche una recensione. Adesso vedremo. Questo è tutto, ragazzi, ripeto, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, lasciate un commento qui sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!